Pari e dispari. Perché? Pari e dispari perché esiste un problema di occupazione, un problema di occupazione che non è solo legato alla quantità di disoccupati ma anche alla qualità degli occupati, e quindi ribadisco il tema del lavoro povero, non soltanto rispetto a, diciamo, quella che può essere una più classica questione che viene posta, cioè rispetto ai giovani, rispetto a quei giovani che sono qualificati e non trovano un'occupazione all'altezza delle loro qualifiche, che è un tema estremamente importante, ma anche rispetto a tutti quei soggetti che vivono la marginalità sociale e non hanno strumenti per uscire dalla stessa, spesso e volentieri in virtù di pratiche istituzioni amministrative, come per esempio il baratto amministrativo, che tendono a mantenere il soggetto in difficoltà nello stesso contesto nel quale questo, diciamo, si trova. Pari e dispari, però? Pari e dispari, però esiste la possibilità di riannodare tutti questi pezzi di marginalità, tutti questi pezzi di individualità che spesso e volentieri vivono anche una forte condizione di isolamento. Quindi il tema del però è essenzialmente nelle possibilità della mobilitazione sociale, nella capacità di costruire blocco sociale e massa critica e cambiare l'esistente. La nostra proposta. La nostra proposta è legata essenzialmente a un fenomeno che è di recente sviluppo, vale a dire l'istituzionalizzazione dell'utilizzo dei voucher da parte dei comuni. Intendo istituzionalizzazione parlando del fatto che i comuni usano sempre di più una pratica come quella del voucher, che, diciamo, non approfondisco il perché sia molto molto poco positiva e estremamente, diciamo, abbia una serie di risvolti estremamente negativi. Certo è che questa roba diventa sempre più comune e sarebbe opportuno costruire un'indagine su tutta la provincia, all'interno della città, o meglio della città metropolitana, per capire quanto questa pratica sia diffusa, perché è scandaloso che la stessa istituzione metta in campo degli strumenti, diciamo, di questo genere. Pari e fortemente dispari, perché la fastosità delle strade del centro non deve farci dimenticare la marginalità e l'esclusione sociale nel cui vivono le periferie della nostra città. Una distanza tra il centro e i quartieri popolari che sia di natura urbana che di natura sociale. E le periferie diventano sempre più territorio fertile per il radicamento della criminalità organizzata. Varia fortemente i dispari, anche per le molte disparità di genere che la abitano. E lo dimostrano proprio alcuni recenti avvenimenti, come la chiusura di un consultorio, punto di riferimento per il quartiere, per molte donne e per molte ragazze baresi. Una ASL, come la ASL di Bari, che si dichiara apertamente contro il diritto all'abortire sancito dalla 194, e quindi, diciamo, l'inadeguatezza delle politiche nazionali in tema di politiche di genere ben si sposano con quelle che vengono messe in campo sul piano cittadino. Vari e dispari perché non vi è una programmazione culturale adeguata, non si ha la possibilità di accedere alla cultura e ai luoghi che lo abitano, a meno che la gente non possa permettersi di pagare un biglietto di 7 euro al cinema. Vari e dispari anche perché ad esempio si sceglie di investire in iniziative culturali che non valorizzano il portato culturale della nostra città, piuttosto si dovrebbe investire in eventi all'interno delle zone periferiche e che quindi possano restituire alla cultura il suo valore emancipatorio. E vari e dispari anche perché noi lo diciamo da tempo che siamo una generazione di precari, siamo una generazione di false partite IVA, di ricercatori e di ricercatrici non strutturate. E piuttosto, diciamo, che investire in politiche di welfare, l'amministrazione pone in essere un baratto di natura sostanzialmente violenta che ci dice: non hai soldi per pagare le tasse, va benissimo, puoi offrire del lavoro gratuito piuttosto, appunto, che investire nel welfare. Pari e dispari, però? Purtroppo, per quanto possa essere catastrofico, uno sguardo attento sulla città non mostra alcun elemento che possa parlare di uguaglianza e nemmeno alcun elemento, diciamo, che possa parlare di strumenti che sostengano i cittadini e le cittadine baresi ad uscire dalla situazione di marginalità ed esclusione sociale in cui, diciamo, versano oggi. La nostra proposta. Sì,
sicuramente quello di mettere in campo delle azioni mutualistiche, perché il mutualismo è quell'azione che aiuta ad uscire dalla vulnerabilità individuale e restituisce valore solidaristico alle relazioni mutualistiche e allo scambio. Pari e dispari perché oggi non tutti gli studenti possono permettersi di frequentare l'università, e pari e dispari perché oggi le tasse universitarie sono troppo alte e la crisi economica è evidente all'interno del nostro paese e gli studenti non possono più frequentare l'università e permettersi gli studi. Pari e dispari perché esistono storie di realtà di studenti che sono costretti a lavorare per potersi permettere gli studi, e questo significa continuare gli studi, diventare fuori corso, e diventare fuori corso in questo sistema universitario significa sostanzialmente essere gli emarginati dell'università, e questo è una responsabilità del nostro governo. Pari e dispari perché forse noi studenti per primi l'abbiamo detto tanti anni fa, ce ne stiamo accorgendo ora. Bari non è, secondo le priorità del nostro governo, come il centro di eccellenza universitaria. L'ha detto il nostro premier, non lo sto inventando. E quindi Bari è dispari perché sostanzialmente oggi molti studenti sono costretti ad andare via. Bari è dispari, però. Però Bari ha tantissime migliaia di studenti che vogliono restare in questo territorio e vogliono cambiare questo territorio, vogliono sostanzialmente anche far sì che tutto quello, tutte le disuguaglianze presenti all'interno della città e dell'università vengano eliminate, e ci sono tantissimi presidi di buona rappresentanza, di buona politica universitaria che all'interno di questa città possono dare un contributo ad eliminare queste disuguaglianze e disparità. La nostra proposta è sostanzialmente invitare tanto in primis le amministrazioni universitarie, i rettori, di alzare la voce, perché passano gli anni e gli immatricolati sono sempre di più, i corsi di laurea sono sempre di meno, tantissimi studenti cominciano il proprio percorso di studi e poi lo interrompono. Forse è arrivato il momento di cominciare a dire a chi decide di fare questo tipo di politiche che escludono evidentemente la nostra città di cambiare verso e cambiarlo, diciamo, in un'altra direzione. Sono le voci delle associazioni ARCI, Libera, AMPI, LINK, UDS, Zona Franca, ADI e ACT, che hanno aperto a Porta Futuro, nella ex manifattura tabacchi, l'iniziativa organizzata dalla CGL di Bari, che ha chiamato a raccolta anche le istituzioni, la Confindustria, l'Università e il Politecnico, la CNA, la Camera di Commercio e Scuola Open Source, per dare vita al laboratorio con i giovani per il lavoro. Si tratta di un luogo che avrà una sede, decisa insieme agli altri soggetti coinvolti, protagonisti tutti della campagna ideata dalla Camera del Lavoro Metropolitana e Provinciale di Bari, dal titolo Bari e Dispari. Questa iniziativa nasce cogliendo l'input della CGL nazionale rispetto alla presentazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile, per provare a creare più posti di lavoro e migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Obiettivo: realizzare un matching, ovvero un incontro continuo tra domanda e offerta, partendo dalla valutazione delle esigenze del mercato del lavoro per creare nuove opportunità e ridurre le disuguaglianze. Il bisogno va poi intercettato attraverso la formazione offerta da Politecnico e Università, con percorsi formativi che devono rispondere sia ai bisogni delle imprese ma anche alla vocazione del territorio. I dati sono drammatici. Negli ultimi 5 anni nell'Università di Bari si è verificato un calo di iscrizioni del 20%, pari a 11.000 studenti in meno. Solo nell'ultimo anno gli iscritti sono diminuiti di 5.000 unità e le immatricolazioni sono scese del 22%, 1.400 studenti in meno. Sono anche diminuiti i corsi di laurea, passando da 142 a 113. Altrettanto drammatici i dati sul lavoro: il tasso di occupazione giovanile a Bari e provincia si attesta sul 48,5% e quello di disoccupazione è passato dal 12,9% del 2007 al 28,3% attuale, un dato che oltretutto non comprende i più scoraggiati, i cosiddetti NEET, dall'inglese Not Engaged in Education, Employment or Training, quelli cioè che non sono né in istruzione né in formazione e non cercano più attivamente un lavoro. Insomma, non fanno niente e sono sempre di più ragazzi nella fascia di età compresi tra i 20 e i 24 anni che rientrano in questa classificazione. Ogni territorio poi prova a declinare l'iniziativa in base alle esigenze e ai bisogni del territorio.
il nostro territorio è sicuramente un territorio che ci lancia un SOS rispetto ai dati sull'occupazione. Abbiamo un'occupazione giovanile che tocca il 60%, e quindi questo dato comunque ci deve mettere nelle condizioni di assoluta responsabilità per creare quelle condizioni necessarie affinché si possano, come dire, con grande responsabilità mettere intorno a un tavolo tutti gli attori sociali, economici e istituzionali della città per migliorare le condizioni delle persone, a partire naturalmente dalle condizioni del lavoro. In difficoltà e la parte debole sono i giovani, ma come si declina questa disoccupazione giovanile? Cioè ci sono giovani più in difficoltà a secondo magari di preparazione, zona di residenza? No, il problema è un problema molto trasversale ormai. Noi dai dati e dalle ricerche che abbiamo a nostra disposizione ormai abbiamo riscontrato che il problema della disoccupazione attanaglia un po' tutti e soprattutto attanaglia anche coloro i quali hanno una laurea scientifica o tecnica, che prima, diciamo, in passato eravamo abituati a pensarli come i primi occupati nel mondo del lavoro. Ormai la crisi ha colpito tutti, quindi che tu abbia una laurea umanistica, tecnico-scientifica, comunque non hai lavoro, quindi questo è come dire, la condizione comune. Dinanzi a questo scenario il sindacato ha scelto di far parlare tutte e tutti, mettendo al centro il modello da costruire a partire dal lavoro. La CGIL di Bari, seguendo l'input della CGIL nazionale, che ha elaborato un piano straordinario per l'occupazione giovanile e femminile per creare 1,6 milioni di posti di lavoro, ha inaugurato dunque una fase di ricerca, di rivendicazione, capace di abbracciare la battaglia sulla precarietà, il diritto alla libera informazione, l'avanzamento dei diritti, la dignità del lavoro, le pensioni, il diritto alla salute. La CGIL di Bari è convinta che solo mettendo in campo tutti gli attori sociali, economici, culturali ed istituzionali della città si possa realizzare una piattaforma capace di aggredire i problemi che sono alla base dell'occupazione giovanile e soprattutto della mancanza di lavoro tra i giovani. Il discorso non è nuovo, però voi avete provato a capovolgere un po' il paradigma, cioè partendo, non dando voi delle ricette, ma cercando di ascoltare appunto i giovani. Che cosa è emerso? Sì, l'elemento innovativo di questa campagna, di questo progetto è proprio questo, è quello di partire dall'ascolto del territorio, composto naturalmente da individui, singoli, da associazioni, dal mondo studentesco, e quindi proviamo oggi ad ascoltare proprio i bisogni dei giovani. Qual è il loro rapporto con l'università, qual è il loro rapporto con i servizi che la città offre, qual è il loro rapporto con gli spazi culturali, qual è il loro rapporto appunto rispetto allo stare e rispetto al fatto di vivere in una città come Bari. Un'occasione che non ci si può permettere di sprecare, è emerso durante il dibattito, è l'alternanza scuola-lavoro, che per come ha funzionato fino ad oggi, poco e male, ha presentato soltanto l'obbligo burocratico per le scuole di rispettare la legge, senza che questa comportasse ovviamente alcun obbligo per le imprese, e quindi destinandola ad un sostanziale fallimento. La CGIL invece vuole costruire una cultura che porti ad incrociare veramente domanda e offerta di lavoro, rispetto delle vocazioni territoriali, capacità di leggere l'evoluzione del mondo del lavoro e dei settori produttivi. Questo richiama tutti ad un'assunzione di responsabilità e a modalità diverse di interpretare il proprio ruolo. Ad esempio un diverso rapporto università, centri di ricerca e sistema delle imprese, soprattutto piccole e medie, per favorire i processi di innovazione, un ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali, anche con i propri organi di rappresentanza, come per esempio gli enti bilaterali, che siano in grado di interpretare il bisogno e dare risposte giuste. Un approccio nuovo in cui per prima la CGIL vuole sfatare il luogo comune secondo cui il sindacato è il solo in grado di fare la vertenza, di rispondere ai bisogni dei suoi iscritti, cosa che non vuole più fare, assumendosi la responsabilità di partecipare a processi di costruzione di nuove forme di partecipazione. In questo quadro è veramente fondamentale il ruolo che possono svolgere le istituzioni. Con l'iniziativa di oggi noi di fatto costituiremo un laboratorio, che si chiama appunto un laboratorio con i giovani per il lavoro, che coinvolgerà il Politecnico, l'Università, il CNA, la Lega Coop, Confindustria, i sindacati, per poter appunto provare a tradurre poi in risposte concrete le esigenze che ci verranno presentate dai territori e a partire dall'iniziativa di oggi.
un'iniziativa ambiziosa quella di riuscire a incrociare davvero la domanda con l'offerta. È sicuramente un'iniziativa ambiziosa, ma è assolutamente possibile, nella misura in cui ormai l'informazione ci sta abituando questi giorni ad avere, come dire, notizie rispetto a milioni di euro che si stanno svuotando sulla città metropolitana, rispetto ai finanziamenti europei, rispetto al PON area metropolitana. Pensiamo al progetto di digitalizzazione della città di Bari, e quindi rispetto a questo noi proviamo a porre un tema: come possiamo tradurre il tema della digitalizzazione della città in offerte di lavoro per coloro che escono dal Politecnico e che quindi si sono subito laureati? Possiamo metterle nelle condizioni di tradurre quella laurea subito in un lavoro e in un'occupazione? Io credo di sì.